Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy. Come avete passato Ferragosto, Immagino spiaggia, birrette, insomma, vi siete rilassati, come giusto che sia. Ma dall'altra parte del mondo è successo un bel casino in Afghanistan, a cui io mi sono ovviamente interessato per fare proprio questo video, dopo aver bevuto, spiaggia, relax, cose. A parte gli scherzi, penso abbiate visto tutti di come proprio a Ferragosto i talebani siano entrati a Kabul in maniera anche piuttosto semplice e questo evento abbia sancito la conquista da parte proprio dei talebani dell'intero territorio afghano. E penso abbiate visto anche le immagini che un po' hanno colpito tutto il mondo di migliaia di persone terrorizzate dall'arrivo dei talebani che cercano di scappare dal nuovo regime invadendo l'aeroporto di Kabul e cercando in tutti i modi di scappare tramite aerei civili o militari. Ecco, di tutta questa storia si è parlato da un punto di vista geopolitico, di eventuali fallimenti o meno degli Stati Uniti nell'invadere l'Afghanistan e nel combattere i talebani. Ma da un punto di vista economico, insomma, i soldi? Quanto è costata la guerra? Quali sono stati i risultati dell'occupazione americana all'interno del territorio afghano e in particolar modo per la crescita economica del territorio afghano? E soprattutto, quali saranno le sfide che i talebani dovranno affrontare nel gestire e governare questo territorio che è cambiato molto in 20 anni di occupazione americana? Lo scopriremo tutto oggi in questo video. Parlando della guerra, in 20 anni gli americani in Afghanistan hanno speso 837 miliardi di dollari per sconfiggere i talebani. Anche se, come abbiamo detto, i talebani non sono stati sconfitti. E così gli americani hanno speso 837 miliardi di dollari per far uccidere qualche migliaia di truppe americane e alleate, tra cui anche nostri connazionali, e addirittura più di 100.000 afghani tra soldati e civili. Potreste aver sentito la cifra di 2.000 miliardi di dollari spesi in questi 20 anni di guerre. Ebbene, quella cifra comprende non solo la guerra in Afghanistan, ma un po' tutte le guerre che sono state portate avanti dagli americani dall'11 settembre in poi, quindi sono incluse anche ad esempio l'Iraq, il Pakistan oppure ancora lo Yemen. Ma come si finanzia la guerra? Insomma, questi 2.000 miliardi di dollari da dove arrivano? Beh, durante tutto l'arco della storia sono stati vari modi in cui sono state finanziate le guerre. Ad esempio, nell'ultimo video abbiamo visto di come Cavour, per mantenere l'esercito sabaudo e continuare le guerre di unificazione, abbia fatto affidamento a investitori stranieri, tra cui ad esempio i Rothschild. Quindi Cavour si indebitò per sostenere l'esercito. Oppure ancora gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, i costi della guerra sono stati sostenuti per il 50% dalla tassazione nei confronti degli americani, fino ad arrivare ad esempio alla guerra in Corea negli anni 50 a sostenere tutti i costi di questa guerra per intero tramite la tassazione. E per questi ultimi 20 anni di lotta al terrorismo da parte degli Stati Uniti, dopo l'11 settembre, ovviamente i costi militari salirono, però Bush le tasse le abbassò. Infatti, per proseguire tutte queste guerre in Pakistan, Yemen, Afghanistan, Iraq e tutto il resto, le guerre sono state finanziate per intero tramite indebitamento, finanziamenti addirittura per il 40% esteri. Ma si sa, i prestiti bisogna ripagarli, ovviamente con un tasso di interesse. Ebbene, è stato calcolato che dal 2001 fino al 2050 gli americani spenderanno degli interessi pari ad una cifra di 6.500 miliardi di dollari. Quindi praticamente gli americani si trovano in una situazione in cui avranno speso più soldi per finanziare la guerra invece di dei costi diretti per supportare la guerra. Ma si sa, le guerre possono terminare, proprio come è successo in Afghanistan, e quindi far cessare anche i costi per mantenere queste guerre. Anche se la guerra si porta sempre qualcosa dietro. Ad esempio, è stato calcolato che per sostenere i veterani di guerra americani, ad esempio in assistenza medica oppure psicologica, si spenderanno addirittura 2.000, altri 2.000 miliardi di dollari, con un picco che si prospetta arriverà nel 2048. Quindi sì,
Le guerre finiscono, ma non proprio. Insomma, cifre considerevoli, soprattutto se pensiamo a cosa gli Stati Uniti avrebbero potuto fare per la propria economia nel proprio territorio con tutti questi soldi spesi per cercare di costruire democrazie in altri territori stranieri. Ma gli Stati Uniti non sono andati in Afghanistan solo per sconfiggere i talebani e Al-Qaeda, ma anche per cercare di costruire un paese democratico e stabile. Ecco, nel 2001 l'Afghanistan era un paese un paese povero e dalle istituzioni deboli. In 20 anni gli americani hanno speso 145 miliardi di dollari per ritrovarsi un Afghanistan povero e dalle istituzioni deboli. Ovviamente l'obiettivo degli americani non era questo, era bensì quello di creare delle infrastrutture pubbliche, ricostruire un esercito afghano, cercare di formare delle istituzioni pubbliche solide e democratiche e cercare di dare una mano a tutta la società civile e far ripartire l'economia. Ma, come abbiamo appena detto, c'è stato qualcosa che non è andato esattamente come doveva andare. Se vogliamo riassumere in poche parole cosa è andato storto nell'intervento in Afghanistan da parte degli americani, ma anche di altre istituzioni internazionali, è stato quello di adottare una strategia top-down nella ricostruzione del paese. Quindi praticamente un intervento guidato dall'alto, che quindi dettava tutte le esigenze del paese, tutte le tempistiche, senza però preoccuparsi delle esigenze del territorio e della società all'interno dell'Afghanistan. In tutto ciò si aggiunge ad esempio un'organizzazione statunitense molto spesso incapace di raggiungere gli obiettivi che lei stessa si era data, oppure ancora tempistiche per raggiungere questi obiettivi troppo strette, e quindi per raggiungerle si acceleravano i tempi più del dovuto, oppure ancora si innescavano dei processi di corruzione sempre più dilagante all'interno del territorio afghano. Inoltre, quando le cose andavano bene e quindi gli americani riuscivano a raggiungere qualche traguardo, come ad esempio costruzione di un ponte oppure ancora indire elezioni democratiche, di lì a poco questi traguardi erano del tutto provvisori, proprio perché c'è stato da parte degli americani un mancato coinvolgimento della società civile. E quindi il ponte, quando una volta costruito, o non veniva utilizzato, oppure gli afghani non erano capaci di mantenerlo e quindi magari veniva distrutto da intemperie o dal tempo, oppure ancora gli afghani erano incapaci di proteggere quel ponte dall'intervento talebano e quindi praticamente il traguardo raggiunto di lì a poco era praticamente inutile. Oppure ancora, per quanto riguarda le elezioni democratiche, sono stati raccontati molto spesso eventi in cui durante le elezioni ci sono state forti pressioni politiche non proprio democratiche, oppure ancora addirittura la chiusura di seggi proprio durante le elezioni. Un altro esempio molto eclatante è il progetto della Ring Road, un'autostrada che doveva collegare le principali città afghane. Una Ring Road che doveva essere costruita attraverso fondi internazionali e che doveva dare un forte impulso all'economia locale. Ebbene, questa autostrada non è stata mai completata fino in fondo, anche e soprattutto a causa delle forti pressioni talebani che molto spesso facevano attentati o distruggevano grandi tratti di questa autostrada. Se non ne avete abbastanza, in tutto questo fallimento americano ci aggiungiamo ad esempio le persone afghane, molto spesso troppo poche o anche troppo poco competenti nel gestire le istituzioni pubbliche oppure, come abbiamo detto, altre infrastrutture che gli americani costruivano per loro. E in più c'era anche ovviamente un clima all'interno della società civile molto instabile, praticamente una guerra civile, e quindi tutta questa insicurezza sicuramente non aiuta la crescita economica. Ma queste sono le ombre e non sarebbe corretto da parte mia limitarmi solo a questo. Infatti in Afghanistan qualcosa di buono è successo anche grazie all'intervento americano e di altre istituzioni internazionali come ad esempio la World Bank. Ecco, ad esempio, il PIL è cresciuto in questi 20 anni, è passato dai 4 miliardi del 2001 fino ai 20 miliardi di oggi, anche se la crescita maggiore c'è stata nel primo decennio di invasione americana. Ma lo so, voi mi starete dicendo, ma il PIL non è tutto. Peccato che il PIL è sempre correlato anche con il benessere di una società. Infatti, se andiamo ad esempio a prendere altri indicatori, vediamo che anche lì sono stati fatti molti progressi all'interno della società afghana. Ad esempio,
il tasso di mortalità infantile oppure quello delle madri incinte si è abbassato di molto, oppure ancora l'istruzione è salita tanto nel territorio afghano, in particolar modo ovviamente in quello all'interno della società femminile è salito molto il livello di istruzione, e in più, sempre parlando di donne, sono state molte le donne che sono entrate all'interno delle istituzioni pubbliche, che prima ovviamente non potevano entrare in quanto c'era un regime talebano che isolava la donna in casa. Come abbiamo detto, il PIL dell'Afghanistan è ad oggi di 20 miliardi di dollari, che sono ovviamente comunque noccioline, parliamo sempre di un paese sottosviluppato. Per farvi un paragone, la sola Lombardia, con una popolazione inferiore rispetto a quella afghana, produce un PIL all'anno di ben 400 miliardi di dollari. E ovviamente l'Afghanistan risulta anche l'ultima rispetto ad esempio alla regione più povera italiana, che in questo caso è la Calabria. L'economia del paese è sostanzialmente agricola, parliamo di un 44% dei lavoratori che è concentrato nei campi, insomma cifre che qui in Italia non si vedono dalla prima metà del Novecento. Inoltre il settore dei servizi e degli investimenti faticano a trovare terreno fertile in un contesto in cui il settore bancario, ma anche e forse soprattutto le istituzioni pubbliche, sono deboli e quindi disincentivano attività imprenditoriali. Inoltre l'economia afghana è fortemente dipendente dagli aiuti internazionali. Basta pensare che addirittura il 75% della spesa pubblica del governo è sostenuta dagli aiuti internazionali. Aiuti internazionali che finanziano anche la maggior parte delle importazioni, fondamentali per un paese così sottosviluppato. E queste importazioni avvengono attraverso il dollaro, in quanto la valuta dell'Afghanistan non è riconosciuta a livello internazionale. Questi non sono dettagli di poco conto, in quanto i talebani, una volta arrivati al governo, potrebbero perdere questi aiuti internazionali, quindi mettere una forte pressione alla tenuta dell'economia dell'Afghanistan, e inoltre essere comunque dipendenti dal dollaro e quindi sotto pressione da un punto di vista economico sempre dagli americani. Ad esempio, dal 15 agosto e quindi dall'entrata dei talebani a Kabul, gli Stati Uniti hanno bloccato ben 9,5 miliardi di dollari di asset della banca centrale afghana e interrotto l'approvvigionamento di banconote nel paese. Oppure ancora, il Fondo Monetario Internazionale ha bloccato finanziamenti per 500 milioni di dollari che sarebbero già dovuti arrivare. Oppure, di nuovo, i paesi europei hanno bloccato investimenti pari a 1,4 miliardi di dollari nel paese. E inoltre, ovviamente, numerose istituzioni internazionali hanno avvertito i talebani che potrebbero smettere con questi aiuti se non saranno garantite alcune condizioni, tra cui ovviamente, ad esempio, i diritti civili della popolazione. Insomma, in tutto questo contesto economico che ho cercato di spiegarvi, c'è una buona notizia per i talebani, e cioè che si sono presi l'Afghanistan. Ma c'è anche una brutta notizia per loro, e cioè che si sono presi l'Afghanistan, in quanto hanno praticamente le mani legate, perché hanno a che fare con un'economia non autosufficiente. E ci sono forti dubbi che abbiano le giuste competenze, ad esempio nel riuscire a governare una banca centrale di un paese intero, oppure ancora nel gestire e far ripartire una politica di industrializzazione del paese, e quindi far proseguire questa crescita economica che più o meno da 10 anni si è interrotta, nonostante gli interventi americani. In queste settimane molti hanno venerato le ricchezze dei talebani, provenienti o dallo spaccio di oppio, oppure dall'estrazione dei minerali preziosi, oppure ancora dalle donazioni di organizzazioni straniere. Ecco, secondo alcune stime di esperti, ovviamente solo di stime possiamo parlare, in quanto non è che possiamo andare a bussare alla porta dei talebani e chiedergli: scusi lei, quanto ha fatturato quest'anno? Ovviamente di stime possiamo parlare, e queste stime ci dicono che in realtà l'economia dei talebani non è assolutamente paragonabile a quella dell'intero Afghanistan. Ad esempio, in alcuni anni buoni sono riusciti a generare degli introiti pari a 1,5 miliardi di dollari, molto lontani dai 20 miliardi dell'economia dell'Afghanistan. Ovviamente con il ritiro degli americani dal territorio si è parlato di un nuovo interesse da parte della Russia o della Cina nei confronti proprio dell'Afghanistan. Ovviamente interesse economico, in quanto all'interno del territorio ci sono grandi fonti, ad esempio di litio, di talco, di minerali preziosi, che ovviamente sarebbero molto redditizi, alcuni stimano addirittura 1 trilione di dollari. Ecco,
ovviamente le opinioni si dividono, c'è chi dice che la Cina o la Russia andranno a supportare l'economia del paese facendo numerosi investimenti, chi invece è più scettico in questo senso. Sicuramente, molto probabilmente, anzi, qui vi do anche una mia mezza opinione, nel breve periodo la Cina e la Russia non interverranno. Soprattutto perché, è vero, potrebbero avere grandi riserve di materiali preziosi, ma comunque questi materiali non è che stanno lì al sole pronti ad essere presi. Bisognerà fare numerosi investimenti non solo nell'estrazione dei minerali, ma soprattutto, e secondo alcuni esperti è questa la cosa che spaventa principalmente la Cina, bisognerebbe fare numerosi investimenti nell'infrastruttura e quindi nei trasporti, nel far praticamente per portare la materia prima dal punto di estrazione fino al commercio internazionale. E come abbiamo detto, fino ad adesso in 20 anni gli americani hanno fallito numerosamente, ad esempio nel costruire molte infrastrutture. E quindi soprattutto nel breve periodo la Cina ha molti investimenti, ad esempio soprattutto in Africa, che potrebbero essere sicuramente nel breve periodo molto più redditizi, in quanto non comporterebbero così tanti investimenti quanto richiederebbe l'Afghanistan, con la costruzione non solo di punti di estrazione ma anche di costruzione di infrastrutture che permettono di commerciare quei prodotti appena estratti. Ovviamente staremo a vedere come andrà la situazione, però ecco, spero che io vi abbia dato qualche spunto di riflessione o qualche cosa interessante all'interno di tutta questa questione afghana da un punto di vista economico. Come sempre vi ringrazio per essere stati fin qui e ci vediamo alle prossime puntate. Ancora la quarta stagione deve arrivare perché ci sono un po' di novità che vi dovrò raccontare, Però grazie per essere stati fin qui. E se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io, occupatevi di economia, altrimenti l'economia si occuperà di voi. Alla prossima, ciao!